Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro TonoKid che vi parla e oggi siamo tornati con Farm Manager World, pronti per iniziare il nuovo scenario, nonché il penultimo scenario, signori. Poi capiremo anche se gli scenari multigiocatori si possono fare in singolo, quindi cercheremo di capire quando sono solo tre, però vediamo, lo capiremo, signori, nel futuro, quando finiremo questi ultimi due scenari in modalità singola, che sono Coffee Break e Favorite Juice. Qua Coffee Break io credo che sia abbastanza intuitivo il titolo, pausa caffè, direi che c'è da fare il caffè, deduco di sì. Quindi vediamo quali restrizioni, se ci metteranno delle restrizioni, ovviamente ci saranno, e vediamo anche di provare a fare un inizio leggermente diverso, perché abbiamo visto nell'ultimo scenario, quello della salsa juice super hot, insomma, diabolically hot, abbiamo visto che la vendita di piantine di jalapeno è molto, ma molto redditizia. Quindi cerchiamo di capire se si può fare anche, soprattutto all'inizio dello scenario. Sweet cake and aromatic coffee is a perfect combination for an afternoon meeting with besties and for a cafe supplier business. Signori, dobbiamo fare anche le torte, probabilmente. La pronuncia è quello che è, sappiatelo. Allora, produci 2000 kg di torta e produci 2000 kg di caffè in pacchetto. Allora, qua dobbiamo subito mettere in pausa, abbiamo pochi soldi. Patata dolce e carambola. Allora, potrebbero servirci. Qua abbiamo un magazzino fienile, quelle sicuramente ci servono. Non abbiamo persone né macchinari. Ma volevo capire una cosa, signori, se noi possiamo già, a livello di produzione, fare subito le piantine. Io proverei a questo punto, se ci viene permesso. Animali ce li fanno fare? Sì, ok, no, giusto per capire. Se ci viene già utile fare, vediamo. E piantine, signori, allora i semi anche si possono fare sempre dalla produzione. Facciamo così, vediamo quali sono quelli che effettivamente costano di più al chilo. Bisogna vedere anche quanti ne producono, ma abbiamo visto dall'ultimo scenario, signori, che i semi di le piantine di jalapeno sono devastanti, cioè guadagniamo centinaia di migliaia di soldi. Allora, 88 il cetriolo, per ora è il più alto, 65, 110 il seme di spinacio, attenzione, 79, 135 l'anguria, ok. Ovviamente guardiamo quelli normali, ma poi c'è da faremmo quelli bio, dove si guadagna, credo, qualcosina di più. Soprattutto acquistando la frutta e verdura, o comunque il frutto, quello che è normale, si paga di meno, ma si guadagna di più dalla vendita dei semi bio. Che dobbiamo però, non so se possiamo già farli, o dobbiamo fare qualche corso prima. 155 semi di cotone. Vediamo cos'altro c'è di redditizio. Io guardo solo questo e cancello di volta in volta, ma dovrebbe essere esatto. Semi di cotone, 155 al chilo. Andiamo a vedere le piantine, signori. Oddio, questa l'abbiamo messa? Sì, questo. Non deve essere bio, per fortuna, il caffè, signori, così non abbiamo bisogno di diventare matti. Poi 5, 102. No, ma qua sappiamo già che sono i nostri jalapeno, 127, vedete, signori, 127 chi lo batte il jalapeno? Nessuno lo batte il jalapeno. Quindi possiamo fare anche i semi di cotone, signori, dobbiamo vedere magari cotone e jalapeno cosa costa di meno per guadagnare ancora di più. Il cotone costa veramente, veramente poco. Signori, forse abbiamo trovato il modo giusto per fare le cose, non lo so. Fatto sta che noi, nel dubbio, andiamo subito a creare come produzione i semini. Mettili qua. 95.000 costano, Però noi possiamo andare a smantellare questo. Il fienile non ci serve al momento, perché animali non ne... Però forse ci serviva, cazzarola. Perché il cotone... No, il cotone in realtà va qua. No, grano saraceno. Va nel fienile il cotone, credo.
Credo che vada nel fienile. Vabbè, adesso capiamo. Lavoratori stagionali, assolutamente no, non mi servono, via. Lavoratori fissi, iniziamo ad assumere i nostri lavoratori della logistica, che dobbiamo ricordarci che è importantissima. Forse magari non avendo le bestie non è poi così importante la logistica, non lo so. Poi cerchiamo di capire anche quello. Però produzione sicuramente ci serve una persona intanto. E andrei a fare magari a seconda linea di produzione. Dobbiamo avere 4 edifici della categoria, 2 edifici della categoria. Riusciamo a farli? Sì, facciamone 2 allora, di mettere più personale. Poi un'altra cosa da fare praticamente subito, quello non ci interessa. E tanto facciamo così e assumiamo un'altra persona qua. Tac, un'altra persona qua, perché sicuramente poi diventeranno 2 per parte. Questa costa di meno? Questa costa di meno. Bravo. E un altro nella logistica, grazie, gentilissima. Vai qua nella logistica. Tac. Scusa, hai ragione. Dobbiamo fare ancora il corso prima di poterla assegnare. Allora, noi intanto facciamo tac, 1. Non possiamo assegnare il secondo, va bene. Postazioni aggiuntive, il corso lo facciamo adesso, perfetto. 5.000, ci mettono 10 giorni però. Intanto mettiamone 1 e 1. E qua, signore, andiamo a mettere il cotone. Guarda qua, guarda. Questo dobbiamo fare il corso. Certificato fattoria biologica. Però certificato fattoria biologica, vediamo. Dovrebbe essere nei generali. Dobbiamo migliorare la casa padronale. Ok, 50.000 che per poco non abbiamo. Ma facciamo così, iniziamo comunque a fare i semini. Cioè per ogni 100... Allora, facciamo così, per ogni 100 di cotone noi vendiamo 50, giusto? Quindi capite bene che guadagniamo 7 volte rispetto a quello che spendiamo, più o meno. Mentre per il jalapeno... non so però quanto, quindi ok, circa 7 volte, giusto? Perché sono 50, no, sono 10, che cazzo dico? Che cazzo dico? Allora aspetta un attimo, che forse stiamo facendo un po' una cappellata. Sono 10. Guadagno un po' irrisorio, 400 paiocchi. Col jalapeno invece ci vogliono 75 per 50. Qua forse c'è più guadagno, Quindi jalapeno, se ne prendiamo 75, quanto ci costano 50, quanto venderemo 50? C'è più margine, sicuramente. Quindi direi di fare per ora solo jalapeno. Vai, jalapeno qui, jalapeno là e niente, signori, partiamo dal nostro ultimo scenario e cerchiamo di raccogliere... Cioè, abbiamo raccolto dal nostro ultimo scenario quante più info possibili. Fai 500 di jalapeno. Andiamo a mettere... Questo sarebbe bello poterlo spostare, però intanto facciamo... Sì, vai. Mettine comunque 500 qua, bravo. Vediamo, vediamo quanto riusciamo a... Se jalapeno, i semi di jalapeno, vendi tutto. Vediamo se effettivamente, signori, vale la pena rispetto a star lì a costruire tutte le stalle per le bestie e quant'altro. Questo non ci serve per ora, quindi via. Adesso miglioriamo così il personale, possiamo metterne 2 e lavorano più velocemente. Ok, poi aumenteranno anche di livello e lavoreranno ancora più velocemente. Signori, a mani basse, cioè 2 produzioni di semi, già il piano mensile è di 60, quasi 64.000 di utile. Parliamone, non è così rapido con le vacche, con il latte. Poi per carità inizierà a scendere anche il prezzo, come abbiamo visto nell'ultimo scenario, delle piantine di jalapeno. E allora lì andremo a cambiare.
a mettere qualcos'altro. Però vedete che bisogna anche stare attenti alle quantità, perché ovviamente se io pago per 75 di jalapeno e ne produco 50 è diverso rispetto, invece abbiamo visto, al cotone, dove ne compriamo 100 e ne vendiamo solo 10 di semini. Quindi insomma bisogna tenere d'occhio non solo il costo d'acquisto, che ragioniamo su quello per capire più o meno quanto lo vendiamo, ma anche sulle quantità. Quindi il jalapeño tutta la vita, signori. Ok, il corso è terminato. Dobbiamo fare allora, per la produzione bio, che sta in realtà qua, abbiamo detto la casa padronale livello medio, che dovrebbe essere 50.000. ok, i primi semini arrivano. E tutto questo, signori, per prima guadagnare come al solito soldi, per poi capire cosa cacchio dobbiamo fare per fare le torte, il caffè. Sicuramente la produzione da attivare è questa. Non solo questa per il caffè, ma per la torta. Ah, pure il panificio. E il panificio credo che ci servirà anche il mulino. Signori, sarà un po' lungo questo scenario, perché dobbiamo fare un po' di cose. Eh sì, perché dobbiamo fare l'impianto di lavorazione del cibo, il panificio, ma soprattutto anche il mulino. Perché dov'è? Il mulino, perché ovviamente servirà la farina, signori. No, dove cazzo sta? Mulino. Servirà sicuramente la farina per fare la torta. Con calma faremo tutto. Io adesso cerco un attimo di capire se abbiamo margine. Quanto è che costano, tra l'altro, nella produzione? 95, questi dei semini. Ma intanto, scusatemi, ma mi sono dimenticato di assegnare i lavoratori sia lì che... Scusa, assegnazione dei compiti efficaci, ma non l'abbiamo fatto. Ah no, questo dobbiamo fare. Cazzo, il fienile ci serviva per questo. E quanto costa il fienile? Vediamo un attimo di capire. Fienile, mettiamolo giù. Facciamo quel corso lì. No, risorse insufficienti, perché sono lenti. Te lo dico io perché. Perché sono lenti a... Scusa, devo fare il corso prima. Sono lenti a fare le cose. A capacità di sblocca al centro. Dobbiamo sicuramente aumentare questo. Quindi l'obiettivo primario sono i 50.000, però. I 135.600 solo perché abbiamo messo due lavoratori e lavorano più velocemente. Cioè, parliamone. È una cosa pazzesca questa del jalapeño. Però sarei curioso di vedere cos'altro. Cioè, ad esempio... Avevamo visto anche che era abbastanza remunerativo, magari lo è anche di più in base alle quantità, l'anguria, che però anche qua 110. No, allora, quelle che fanno i semini sono sempre pochi, quindi non conviene, sono sempre 10, cioè 10 kg di semini con 200 di roba. Questo potrebbe essere interessante, tipo l'ananas. Signori, da 100 diventano 400, bisogna vedere a quanto viene venduto. Qua però si interrompe, sono lenti, dobbiamo lavorare sulla logistica come al solito. Oltre al fatto che comunque ne chiedono 75, ma sapete che magari andiamo anche a aumentare, perché finiscono in fretta. Fammi anche 2000 jalapeño, vediamo se riusciamo senza 2000, e qua mettine 2000 anche qua, vai. Cerchiamo un attimo di capire. Qua possiamo metterlo adesso, perfetto. A livello di logistica dobbiamo assumere 10 persone, giusto? 10 lavoratori. 10 lavoratori, guarda, io te li assumo anche, nel senso, se io vado a mettere... vado a mettere, appena abbiamo i 30.000, un'altra casa dei lavoratori. Tanto teniamo d'occhio, 143 aumenta ancora. Se ne compriamo un'altra... Però siamo fermi, cioè non c'è continuità nella produzione. Questo può essere un problema. Forse perché costano veramente troppo... Scusatemi.
2000. Ah, cazzo, costano i galappegno, è vero. 90.000. Prendine 500 intanto. Che cazzo, non è che per forza devi prenderne 2000 in una botta. Prendine 500 intanto, ma almeno andiamo avanti con la produzione. Questo potrebbe essere un problema, che effettivamente abbiamo bisogno di soldi per acquistare il galappegno. Fatemi vedere quanto durano, 30-22 giorni, ok. Prendono, li portano e li producono, bravi. Ma dobbiamo assolutamente aumentare la... lo so che sono già finiti i jalapeño, però... che cazzo. Se all'inizio, signori, c'è un po' di lentezza, però poi una volta che avremo... facciamo così, distruggiamo qualcosa. Ah, non ci danno soldi per le strade, maledetti. C'è un po' di lentezza all'inizio, è normale, lo sappiamo, però... io faccio così, 4.000. Il budget previsto è ampio, però... fammi vedere... qua un attimo... reddito dagli edifici di produzione 366. Il costo poi della produzione in realtà... è parecchio. Cerchiamo un attimo di capire, perché qua 75, non so però in quanto tempo. Vediamo, siamo al 17, vediamo quanto tempo ci mettono a fare una produzione, diciamo, di 50 piantine. Siamo partiti il 17 di maggio, non so però se ne hanno abbastanza, mi sa di no. Oddio, sono partiti più o meno lo stesso giorno questi, quindi... vediamo, ci mettono un giorno in realtà. Un giorno, 75 al giorno, signori, per 30 giorni. Facciamo un calcolo rapido. 75 per 30 giorni significa 2250 al mese. Quindi non è necessario che io ne compri effettivamente 2000 subito. Fai che facciamo sempre 500, riusciamo a prenderli? Sì, vai. In modo da almeno avere continuità nella produzione. 75 in un giorno. Che cazzo, non capisco perché 500 li bruciano. Beh, scusatemi, devo moltiplicare poi per 2, perché 75 in un giorno, quindi per 30 giorni sono 2250 per 2, perché sono due produzioni, quindi sono 4500 al mese dobbiamo comprarne. Però sono 75 al giorno, scusatemi, o facciamo... inizia a calare, aspetta. E 1000. 1000 che non riusciamo comunque a comprare, però intanto qua vanno avanti. Producono, vendono e facciamo denaro. Vabbè, signori, allora facciamo così. Cerco un attimo di barcamenarmi in questo inizio lento. Ci rivediamo quando magari abbiamo raggiunto una solidità economica, non lo so. Comunque quando qua è tutto ben avviato e il guadagno è continuo. E andiamo avanti poi con appunto il nostro scenario. Ci sono diverse cose da fare, diverse cose da fare, quindi ci vorrà un po', ma ci riusciremo come sempre più o meno, però ci riusciremo. Allora, signori, ho fatto dei piccoli cambiamenti, e cioè sono tornato alla vecchia produzione di latte, perché effettivamente nelle fasi iniziali del gioco ho notato che è la cosa più efficace e veloce, perché questa produzione di piantine, adesso abbiamo sbloccato anche abbiamo fatto il corso per poter produrre le piantine bio, però comunque, a parte che il budget è buggato perché non ci dà il reddito della produzione degli edifici della produzione e nemmeno i costi, quindi vabbè. Però c'è da dire, signori, che appunto non è così remunerativo come pensavo, quindi infatti ho dovuto, come si dice, demolire le nostre produzioni di semi piantine per ritornare alla vecchia con il latte delle mucche, che adesso andremo ad aumentare, signori, quindi andiamo avanti. Allora, facciamo due stalle medie che ci servono solo per fare il corso, per poi fare quelle grandi. Facciamo il vecchio metodo, signori, facciamo che andiamo
con le vacchine per guadagnare sempre di più e basta. Poi dopo iniziamo a mettere giù magari un campettino per il caffè e quant'altro. Allora, animali, mucche, vai, queste eliminale e va bene. Per quanto riguarda il resto, signori, abbiamo fatto anche i corsi appunto per la certificazione biologica, più operazioni e la logistica. Ovviamente vedete che qua c'è il nostro caro centro logistico, che è utile, se non... no, non è che è utile, è indispensabile il centro logistico, e poi più andremo avanti più ce ne serviranno. Adesso qua andrei quasi quasi a costruire appunto le nostre stalle grandi, a fare le nostre solite cose con le mucchine, a trasferirle, a fare... Qua però a livello di ciclo, ma la loro salute va, perché muoiono una certa, penso di sì, invecchieranno. Presumo di sì. Comunque, attendiamo che finisca il corso e andiamo a fare, vai, il nostro solito lavoro di... Quasi quasi le sposto, ma facciamo così. Facciamo così. Nuova zona qua sotto. Ok, facciamo una strada centrale. Facciamo... Vediamo qua, stalla grande. Allora, facciamo così. O così, facciamo così. Tac, tac. Una, due. Poi facciamo che costruiamo qua, che così sono più vicini. No, logistica, il nostro magazzino. Il nostro magazzino qua così. Il nostro fienile qua così, perfetto. Così facciamo passare in mezzo una strada. Ok, da una parte e dall'altra. E... vabbè, oltre a mettere elettricità un po' ovunque, ovviamente. Facciamo così che prende dentro tutto. Sì. E ce lo fa mettere, vai. Attaccati alla strada. E ovviamente andiamo a mettere questo. La casa in realtà non credo che serva, la casa dei nostri... Mettila qua. La casa dei nostri dipendenti. Però iniziamo a... prendere le nostre vacche, spostarle, stalla grande 1, vai. Scusa, hai ragione, anche lo spostamento è immediato. Hai ragione, dobbiamo anche assumere delle persone in più. Tanto iniziamo a spostare e assegnare un lavoratore. E il cibo non me l'ho andato a prendere più da qua. Sì, demoliscilo. Demoliscilo. E fai... adesso ci dirà del cibo, aspetta, tac, tac, tac e tac, ok. Vabbè, facciamolo noi. Mais. Sorgo, giusto. Erbe pula, vediamo se ci ha messo questo sotto, sì, perfetto, ok. Anche perché non ce n'era un altro. Aspetta, mo spostiamo tutto, datemi un secondo. Sposta, stalla grande 1. Sbagliato, stalla grande 1, vai, sposta. E togli il lavoratore. Gestire il gruppo, sposta, stalla... no, stalla grande 1, tutti e quattro, grazie. Togli il lavoratore. Stessa cosa qua, sposta, stalla grande 1, tac. Come 2? Ah, perché abbiamo raggiunto il massimo, ok. Qua riusciamo già ad assegnare un lavoratore. Dai, che cazzo, staccatevi da ste stalle. Perché si buggano? Ma porca di quella vacca. Aspettate un secondo. Facciamo così, oh. Assumiamo un po' di gente. Almeno questi vengono qua subito. Uno, segnane uno qua. Uno per uno e poi dopo andiamo a tappare i buchi. Ma almeno abbiamo le stalle con la gente che lavora. Quindi stalla grande 2. Tac, tac. Che in realtà è questa sotto, ma va bene. Facciamo così e così.
questo. Demolisci, gestire, sposta, stalla grande 2. Tac, tac. Ok, dovremmo aver spostato tutto, credo. Edificio in demolizione, quello demolito. E va bene, quindi facciamo gestisci, acquista, vai. Qua assegna, assegna, qua assegna. No, che so, io ho sbagliato io, scusa. Toh, posto. E acquista. E mucche, vai. Cibo, cibo, cibo e cibo. Acquista tutte le mucche, vai. Abbiamo speso un po' di soldi, ma ci sta. Cibo, cibo, cibo e cibo. Andiamo a assumere altre persone, ce ne servono. Una, due, tre, quattro, cinque. Cinque persone. Non ci stanno però qua. 5 persone, quindi iniziamo già a costruire una casetta. Tac, lavoratori fissi qui. Poi... Ah, ci avete messo un po', cacchio, a smantellare il tutto. Tac. Tac, vaffanculo, l'altro è sparito. Mettine uno, uno e uno qua. Ok, e adesso la nostra produzione dai 60 circa che avevamo è a 90.000. Ok, ok, non so se è già aggiornato, perché magari si deve ancora aggiornare. L'unica cosa facciamo che qua abbiamo, iniziamo già con i numeri in grande, dai, 500, perché adesso andiamo a costruirne altre, 500, 500 e 500, ok. Sul mercato facciamo la stessa cosa, che andiamo a prenderne 500 per ogni e via, non ci pensiamo più per un po'. Poi il prezzo del latte scenderà, signori, inizieremo a costruire, magari senza demolire stavolta, inizieremo a costruire delle delle rimesse con le pecore e quant'altro. Bisogna differenziare un po'. Comunque, fatto questo, noi abbiamo bisogno ancora di personale, però. Tac, tac, tac. E quindi uno, e quindi due, e il terzo, e il terzo niente, inaugura le nostre prossime stalle che andiamo a mettere qua di schiena. Possiamo anche, volendo, fare così, secondo me, così sono più vicine al magazzino e a tutto il resto. Facciamo così. Facciamo così anche di qua. Poi le costruiremo anche di qua. Aspetta che vado a prendere altri dipendenti, che qua abbiamo bisogno di manodopera. Tac. Energia elettrica. Guarda qua, te la metto qua. Andiamo a mettere 1, 2, 3. Acquista. Vacche. Più che puoi. Vai. Tac, tac, tac. E tac, signori. Poi... Ah, vabbè, aspettiamo un attimo. Allora, fatto ciò, fatto ciò, qua c'è un magazzino interessante, però facciamo che iniziamo a ragionare magari in previsione futura, e quindi farei prima di tutti i corsi per ingrandire i campi. Quindi facciamo così. Casa padronale grande, costa 150, facciamola. Sprechiamo, spendiamo tanti soldi, ma abbiamo un 132 mensile che non è affatto male, anzi. Qua, signori, in realtà non so quanto ci faccia guadagnare, perché se io vado a vedere i galapegno e ne dobbiamo mettere 150 per 50. Ok, i galapegnos 150 ci costano 7,4. 7,4. L'unica cosa è che io non so a quanto vendiamo le piantine. Cioè, capite, quelle normali non ci vai a perdere. Quelle bio, quanto le vendiamo? Fatemi capire. Dobbiamo aspettare che spuntino qua. Perché non ho visto che effettivamente non conviene. È stato solo un flash, probabilmente, quello di dire: oh, le piantine di calapegno convengono. No, non è vero. Non è assolutamente vero. 57,2.
50 a 7,2 e noi ne compriamo 150 a 7,3. Signori, poi magari adesso i prezzi si sono abbassati piuttosto che si sono alzati quelli del jalapeno normale, infatti. E infatti, signori, capite che il margine in realtà è poco. Quindi abbiamo fatto questo esperimento malamente fallito, proprio malamente. Togliamo i jalapeno che tanto ci sono stati cari nello scorso scenario, ma abbiamo constatato che sì, si vende tutto. Che è il metodo migliore all'inizio per guadagnare grana sono e rimangono le nostre vacchine e vaccone. Quindi ce ne faremo una ragione. Ho fatto anche la rima. Comunque, andiamo a licenziare intanto questi della produzione, perché non ci servono, quindi salari in meno che paghiamo. Per ora non ci servono, per carità, 2,24. Possiamo comunque investire sicuramente in personale. Fatemi altri dipendenti per le vaccone, che almeno questo lo andiamo a riempire. Vai. Tac, tac, tac e tac. Quanto siamo adesso? 133. Altre due persone che mi vanno a lavorare lì. E iniziamo a ragionare sui campi. Ha finito il corso, giusto? Sì, facciamo anche questo da 20.000. Così possiamo costruire mega campi e iniziare a ragionare anche sulle macchine. Ovviamente andiamo a fare prima di tutto il caffè, che eventualmente possiamo iniziare a vendere all'inizio e poi c'è proprio la piantina e poi produrre effettivamente il caffè in un secondo momento. Perché abbiamo bisogno di costruire prima tutta la produzione e quant'altro. E dovremmo anche cercare di capire che cosa ci serve per fare invece la torta, che non mi ricordo. Non mi ricordo, ok. Tanto lasciamone così. Poi, aspettiamo i due giorni che finiscano. Come siamo messi qua? 164 al mese, ok. Ovviamente l'ideale sarebbe anche produrre del latte. Vedete che sta iniziando a scendere piano piano la percentuale, il valore. Forse però sapete che abbiamo bisogno di un po' più di centro logistico, non lo so. Quando inizieremo ad avere merce che si accumula, diciamo che ci ragioniamo. Ok, allora, intanto scegliamo cosa fare come corso nel frattempo. Questo non sarebbe male. Ma in realtà non credo che ci serva. Poi... i macchinari. Ok. Allora intanto fai questo. E se ci serve altro spazio lo acquistiamo, anche perché i campi, sì, sarebbe bello poterli fare delle dimensioni massime. Occupano un po' di spazio, A meno che ci arrangiamo con quello che abbiamo e quindi lo facciamo per esempio qua così. Si può fare. Facciamo la strada cementata e iniziamo a mettere. Dov'è? Qua. Uno. Due dovrebbero bastare. La corrente ce l'hai perché ce l'hai di attaccata. Andiamo di caffè, signori. Caffè. Qua usiamo il nostro letame e andiamo a dirgli di non venderlo tutto, più che altro. Vendi sopra ai 10.000. Sì, allora, a te servono tante cose. A te servono, prima di tutto, uno che guidi, il trator. Poi, qua ci serve il trattore. Prendiamo quelli un po' più scrausi per ora, va bene, di attrezzi. L'aratro, e felici siamo. Motocoltivatore Rod, no, Ester questo, Ester, signorina Ester, spandi letame, trapiantatore, giusto, dove serviranno poi delle persone, questo, l'irrigation e, ok, e questo qua, perfetto, e fin qui tutto a posto direi, possiamo già farne magari un altro, di facciamo qua, sì. Gli mettiamo
i parcheggi qua se ci stanno. Oddio, sai che non lo so se ci stanno. Non lo so se ci stanno, fatemi vedere. Precisi? Precisi. Tac, non c'è elettricità, invece ce l'hai l'elettricità. Cosa facciamo però qua? Io, signori, non lo so, o meglio. Vai tu a capire che cazzo serve mo per fare le torte. Non ce lo dice, né? Da qualche parte. Oddio. In realtà no. Cioè, se io anche qua vado a vedere, che ne so, la torta, no, torta niente. Niente, signori, quello lo scopriremo qua. Allora, intanto, cosa possiamo fare? Fare qualcosa che comunque andiamo a sfruttare il mulino, che è la prima produzione che andremo a costruire. Quindi penso che serva il grano normale, credo. Poi ovvio, per il grano ci servono gli attrezzoni. Però intanto iniziamo da quelli base, quindi trattore, l'aratro, giusto? Quindi vai di aratro. Sì, no, lo so che ti mancano anche i lavoratori, te ne do un altro qua, guarda dov'è. Tac, tac, bravo Ciccio, vai a lavorare. E poi, cosa sta facendo? Come lo spandi letame? Ah, sta andando qua a prendere l'altro trattore, vabbè, ok, va bene. Poi, ti servirà il motocoltivatore, ma gli farei anche condividere gli attrezzi, però. Però, vedete che iniziano adesso a calare. A calare. E io, signori, a sto punto andrei di... La rimessa grande, devo fare il corso, ma devo avere due rimesse medie, se non sbaglio. Terzo livello pollaio, edificio pecore e capre, due rimesse medie. Quindi facciamo le rimesse medie. Giusto per fare la... Il corso. E poi mettiamo anche le rimesse, così diversifichiamo un po' la tipologia di latte. Vai, aspetta. Toppi con le capre, ciao, tac, tac, e via. Poi dipendenti insufficienti in realtà, perché credo gli servano già. Facciamo così, lavoratori fissi, e mettiamo tre persone che curano le piante. Fisse, ci sta. Uno c'è. Non guidi, ma puoi fare a mano e tramite le macchine. Arrivo, ecco gli altri due. Qua, non guidi. No, ho sbagliato. Merda, aspetta, metti in pausa. Tac, tac, tac. E costa di meno questo. Bravo. E dobbiamo fare il corso? Sì. Corso, appena finisce quello lo facciamo. Però la seminatrice ci manca. Ci serve sicuramente. Latte, facciamo fatica a venderlo o... No, qua signori dobbiamo assolutamente diversificare adesso. Aspetta che arrivo, che facciamo prima quello del personale. Personale? Ah, cacchio, è vero, le serre a cosa servivano per il personale, signori? Le cazzo fottutissime serre. Ami 5 serre. Abbiamo lo spazio, sì, qua. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo il corso e basta. Questo... Ah, addirittura 10 poi. No, iniziamo a distruggerlo. Faremo poi quello, quando raggiungeremo l'altro limite ai dipendenti. Faremo anche quello. Qual è il problema? Trattore? Ma sì, ma i trattori ci sono, non ti preoccupare. Però cos'è che ci manca proprio? Vabbè. Ma poi è vero, fanno anche le balle di fieno.
È vero, è vero, è vero. Allora, fatemi un attimo vedere qua, rimessa grande, perfetto. Iniziamo a mettere giù le nostre... La nostra, una. Solo una per il momento. Qua sta finendo il corso. Tutto collegato, signori, è tutto collegato ed è giusto così. No, no, questi sono lì a lavorare nei campi. Abbiamo bisogno di gente che lavori con le bestie. Tanta due giorni, ci mette tanto il caffè. Beh, grano indubbiamente ci mette tanto. Guarda qua però come iniziano a venire fuori i primi... Cosa ti serve? L'irroratrice. Dai, te la prendo l'irroratrice, dov'è che sta? Ovviamente è un macchinario che viene usato più volte se non sbaglio. Ok. E qua signori, ho perso un po' di tempo onestamente a provare con la produzione di semini se si guadagnava di più. Non è così, non è così, non fatelo assolutamente, ve lo sconsiglio. Però adesso piano piano ci stiamo un attimo risistemando. E quindi vai a mettermi i tre lavoratori, le bestie. Vammi a mettere le nostre caprette e iniziamo a... Prima di tutto il cibo, mettiamo questo, questo, questo e questo. Brave le caprette che mangiano le stesse cose delle nostre mucche. E quindi latte di capras. Vendi qualunque unità. Metto già anche il latte di pecora perché probabilmente andremo a fare anche le pecore. Quindi noi nel dubbio lo mettiamo, così come mettiamo anche la lana. Come al solito, signori, serve solo per guadagnare denaro, che è il problema principale all'inizio di ogni scenario. Ok, toglimi questi, fammi vedere. Latte di pecora, giusto per capire. Quanto siamo di budget mensile? 172, ok. Riusciamo a farne un'altra? Sì, che riusciamo a farne un'altra. Riusciamo ad assumere altre persone. Dov'è la casa libera questa? Vai. Faranno la strada per andare al lavoro ogni mattina, ma cavoli loro. Allora, ci abbiamo già qua pronti. 1, 2 e 3. Acquista 30 caprette più 4 piccoline. Hanno bisogno di crescere e mangiare. Vai. Ok, qua nel frattempo cresce il tutto e ok, siamo più o meno a posto. Per ora una di logistica dovrebbe essere sufficiente, dovrebbe. Però se vediamo che fanno fatica a smerciare il tutto. Guardate quanto cavolo... Ok, adesso sta forse risalendo perché sta prendendo piede il latte di pecora, che non, di capra, che nonostante tutto comunque è un meno 6%. Tra l'altro, quando ascendente meno 18, noi andiamo avanti signori piano piano ad aggiungere cose finché non raggiungiamo un budget mensile importante, direi. Assumine uno, poi credo che abbiamo bisogno di una casa. Sì, ok. Non ci possiamo permettere perché siamo andati in negativo con i soldi. Ottimo, bravo Tonokid. Bisogna sempre stare attenti a quando si arriva a fine mese. Bisogna pagare tutto e un attimo non avere i soldi. L'unica pecca, signori, è che siamo sempre nel nord, nel Centro America, e quindi non c'è la stagione invernale, stagione estiva, quindi possiamo skippare l'inverno, ma in realtà c'era stato uno scenario anche nella zona europea che non ci faceva comunque skippare l'inverno, quindi purtroppo non possiamo andare avanti velocemente in quel periodo lì, altrimenti sarebbe tutto più facile, più veloce, ma va bene, ci sta anche così, insomma. Ok, direi che siamo abbastanza... In linea, facciamo che mettiamo la signorina qua. Dobbiamo costruire un'altra casa.
Quindi attendiamo ad avere i soldi, costruiamo la casetta e mettiamo dentro i nuovi lavoratori e così via. Questo si è rotto, rinnova. Guardate che il posto di età me l'abbiamo messo lì. No, lascialo, dai. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Quanto siamo sopra 200? No, 185. Dammi qua sociale, bravi. Incastrala qua. Tac. Sta scendendo parecchio di nuovo il latte. Dobbiamo metterci anche una produzione, signori. Formaggio, quanto meno di formaggio. Però costa 320, credo. 3,40. 3,40. Ok. Track e track. Acquista. Le nostre caprette grandi e piccole. Tac, tac, tac e tac. Va bene, signori, direi che vado avanti un po' col tempo. Nel frattempo che tanto non riusciamo a fare ancora nulla dei nostri obiettivi, perché la produzione arriverà quando avremo i soldi per costruire gli edifici. Magari vado avanti con questa gestione, vado avanti ad aggiungere pecore, ad aggiungere magari capre, allargandomi anche. Quindi dobbiamo fare la grigliata con i vicini, lo facciamo partire. Già fatto, bravo Tono Kid. E nulla, direi che ci vediamo nel prossimo episodio, proseguendo da qui con un'evoluzione, si spera, che nel frattempo io magari lo faccio andare anche in autonomia. E nulla, signori, io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, e con la nostra fattoria allargata, con le solite ormai vacche lì che mangiano come se non ci fossero domani, per oggi è tutto e ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!